un amante della velocità? Ami sfrecciare per le strade come un matto? Ti piace quella scarica di adrenalina quando premi sull'acceleratore, eh? Beh, allora lascia perdere questo canale, perché questo è Sky Badoer 24, il primo canale dedicato a Luca Badoer, l'uomo che il Time ha definito la risposta dell'uomo alla Fiat Duna. 24 ore su 24 dedicate a Luca Badoer, il primo pilota di Formula 1 al quale è stata dedicata una pista ciclabile. Con Sky Badoer 24 Interactive scegli tu la monoposto più adatta a Badoer tra la Ferrari F60 Triciclum, la prima Ferrari con le rotelle, la F90 con il parabrezza, poco aerodinamica ma chi se ne frega, tanto la guida Badoer, e la Ferrari F80 Brum Brum, uguale alla Ferrari normale ma con Badoer che può salirci solo per fare Brum Brum. Partecipa al concorso, scegli il modello più adatto e potrai vincere un soggiorno a Monza per vedere il Gran Premio d'Italia, assistere da vicino alla partenza di Luca Badoer e insegnargli come si mette alla prima. Sky Badoer 24, prossimamente, ma senza fretta, su Sky. Sky Badoer 24, come sapete... Oggi c'è stato il Gran Premio del Belgio, Spa, e Luca Badoer contro ogni previsione, perché tutti lo davano vincente, purtroppo per difficoltà che noi non sempre capiamo, è arrivato ultimo. Dato che lui ha sempre fatto il collaudatore, ora il problema è che probabilmente lui non ha cominciato un po' esagerando, secondo noi, con le scuse. Vediamo cosa ha detto negli ultimi tempi Badoer per giustificare i suoi magri risultati. Ha detto: non guidavo da 6 mesi la macchina, non conosco né la pista né la macchina, qui è tutto nuovo per me, persino il parcheggio della macchina, ho trovato molto traffico, queste sono cose che è una pista diversa da come me la ricordavo, addirittura ho trovato molto traffico, cioè io non so mica. Allora noi sul sito di Sky, appena finito il Gran Premio, cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di fare un sondaggio, cioè rilanceremo e il sondaggio è: quale sarà la prossima scusa di Badoer dal momento che lui probabilmente arriverà ultimo anche a Monza. Sono già arrivate delle risposte, ve ne leggo alcune. Marco da Sulmona dice che la prossima scusa sarà: mi ha squillato il cellulare durante la corsa e mia suocera quando attacca a parlare non la smette più. Uno, Bruno Caivi da Voghera dice: la prossima scusa di Badoer sarà: nell'autoradio hanno passato una canzone di Marco Carta e mi sono addormentato. E dall'Isola di Pasqua Massimo Battiston dice che la prossima scusa sarà: era pieno di autovelox.